Buongiorno e bentrovati con il nuovo appuntamento di 9 minuti, la consueta intervista dell'ultimo venerdì del mese a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno Campagna Acerno. Allora, Eccellenza, inizierei subito con un bilancio rispetto a quelli che sono stati i festeggiamenti del Santo Patrono di Salerno, l'Apostolo Matteo, in quest'anno francescano, anche con la presenza del Ministro Fusarelli al Solenne Pontificale. Innanzitutto un cordiale saluto a ognuno di voi che ci segue. Io direi che non può essere che un bilancio estremamente positivo. Ho avuto riscontri personali, ma anche in generale nella stampa, negli organi di comunicazione, è emerso da una parte il valore profondo anche di quanto il Ministro Generale ha detto nell'omelia, quindi il tema della pace, che è un tema di prima urgenza che tutti sentono, e quindi questo legame di San Matteo con San Francesco è stato colto su questo valore della pace. E per quanto riguarda poi la processione, come già l'anno scorso, ancora di più quest'anno, il clima che si è respirato è un clima di festa, di partecipazione, tantissima gente, favorito anche dal fatto che era un sabato, e forse anche un maggiore ordine nello svolgimento della processione. Quindi da tutti i punti di vista mi sembra che sia un bilancio estremamente positivo, e questo ci rallegra perché per noi sappiamo che non è un giorno come gli altri. Cambiando argomento, ci saranno il 29 delle nuove ordinazioni. Sì, ci rallegriamo molto come arcidiocesi perché quando due nostri alunni del seminario arrivano al termine del loro percorso formativo con l'ordinazione sacerdotale, certamente è un motivo di grande gioia per tutta l'arcidiocesi e per il vescovo anche. Quindi due giovani, don Francesco Paolo Castagli e don Emanuele D'Amato, riceveranno l'ordinazione sacerdotale domenica prossima, e quindi ecco, ci stringiamo a loro nella preghiera e sarà un momento di grande festa come lo è stato per San Matteo, e questa volta il motivo sarà appunto che due nuovi sacerdoti entrano a far parte del clero salernitano. E sempre domenica 29 settembre è in programma la Festa dei Popoli, patrocinata anche dal Comune di Salerno. Ecco, questo è un momento importante in un clima storico così travagliato come quello che stiamo affrontando. Assolutamente sì, è una giornata ormai entrata anche questa nel calendario annuale della diocesi, ma direi in generale della nostra città di Salerno. È un appuntamento che vede riunirsi le comunità di diversi paesi e anche di diverse provenienze religiose, in un clima di assoluta cordialità, di festa, di anche presentazione un po' delle proprie origini, della propria cultura, dei propri anche prodotti tipici. È un modo per dire che Salerno è una città accogliente, una città che vive anche di questa diversità, che è un fattore di arricchimento. Non dobbiamo, direi, abbassare la guardia verso i tentativi che ci potrebbero essere di chiusura, di assolutizzazione delle nostre culture, ma la nostra cultura, ecco, si nutre anche del dono che altri popoli, altre realtà possono offrire. Quindi un momento di assoluta amicizia, e che è un segnale da tenere bene presente anche per il futuro del nostro paese. Intanto a ottobre riprende la visita pastorale dalla forania di Solofra-Montoro e riprendono anche le attività. Assolutamente, dopo la pausa estiva riprende un po' tutta la vita pastorale, quindi sia la mia visita nelle foranie, come veniva detto appunto riprende dalla forania di Montoro Solofra, e poi riprendono anche le varie attività nelle parrocchie, accompagnate anche da alcuni momenti a livello diocesano che sono fondamentali per camminare insieme, ovvero il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano e la riunione dei vicari foranei, che sono momenti in cui mettiamo a tema delle questioni che poi svolgeremo durante tutto l'anno pastorale. In più c'è da dire che in questo mese di settembre ci sono ancora dei cambiamenti nelle parrocchie, ingressi di nuovi parroci e questo anche è un aspetto rilevante. Credo che sia questo momento di cambiamento una sfida per ogni comunità per anche avere nuovi stimoli, nuove prospettive, perché certamente quando cambia un po' la guida vengono a determinarsi anche sottolineature nuove che sono nella logica delle cose, tanto più diventano un fattore positivo quanto più non sono una rottura con il passato, ma pur col necessario anche rinnovamento, però il nuovo parroco può inserirsi in un cammino svolto fino a quel momento. Quindi tanti motivi di ripresa che ci attendono. Sempre a ottobre c'è la chiusura dei festeggiamenti per il 25° anniversario del seminario. Quali sono i principali appuntamenti, quelli da segnalare? Ecco. Sì, è già stato un po' pubblicizzato questo momento. Il 22 ottobre sarà la solenne celebrazione presieduta dal Cardinale Sarà in seminario al mattino, alla presenza di vescovi e sacerdoti della diocesi, e anche, mi auguro, sacerdoti che hanno frequentato il seminario in questi anni. E poi il giorno prima invece una conferenza da parte di Monsignor Livio Melina, il quale tratterà il tema della teologia del corpo in San Giovanni Paolo II, proprio perché il seminario è intitolato a questo grande Papa, e quindi abbiamo pensato anche di fare un momento di riflessione sulla teologia di Giovanni Paolo II. Infine, volgendo lo sguardo verso l'attualità, ci rendiamo conto che per molti il valore della vita è stato dimenticato. Pensiamo all'orrore della madre che in provincia di Parma ha seppellito i due neonati, o del figlio che ha strangolato la madre anziana in provincia di Modena. Cosa sta accadendo, Eccellenza, e quale deve essere la risposta dei nostri cristiani di fronte a questi fatti agghiaccianti? Giustamente li ha definiti agghiaccianti perché sono episodi disumani che non hanno possibilità di giustificazione, di spiegazione. Certamente anche ci possono essere motivi psichici che favoriscono certi atteggiamenti, però direi sono troppo diffusi per ridurre questi episodi alla pazzia di qualcuno. Ecco, credo che tutti come società, come istituzioni, come persone che hanno una qualche influenza sugli altri, dobbiamo farci un grande esame di coscienza, ecco, come nei rapporti, nella comunicazione, nelle relazioni, ecco, esprimiamo un clima di aggressività, di esclusione dell'altro, o viceversa invece di ascolto, pur nella diversità delle posizioni. Ma certamente, ecco, è un clima che facilita proprio il risolvere le difficoltà solo con la violenza e col disprezzo della vita, e questo è veramente inaccettabile, ripeto, è disumano. Occorrerebbe che, a partire proprio anche dai messaggi che diamo nei social, in televisione, nelle trasmissioni, tutte le persone, ecco, abbiano a cuore proprio il fatto che ogni parola può essere una pietra che genera violenza. È una responsabilità poi di ognuno. Noi come comunità cristiana sicuramente per il nostro DNA e per quello che abbiamo ricevuto non possiamo assistere così con le mani in mano, ma dobbiamo cercare di creare una cultura dell'incontro, del rispetto, del perdono, della valorizzazione della vita. Grazie Eccellenza, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con 9 minuti ritorna all'ultimo venerdì di ottobre. Grazie.